Benvenuti in Consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Giampaolo Arduini. Le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha incontrato il ministro Andrea Orlando per illustrare le criticità esistenti in Abruzzo sui presidi di legalità. Per Febbo i criteri adottati nel bando di selezione della SASI sono anomali. Il consigliere di Forza Italia ritiene infatti si tratti di una stabilizzazione dei lavoratori già assunti a tempo determinato. Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa del Consiglio regionale. Tra le principali novità introdotte l'accesso civico generalizzato per favorire più controllo sulle attività istituzionali e promuovere maggiore partecipazione al dibattito politico. Esposto del Movimento 5 Stelle per chiedere chiarimenti sui movimenti economici di Eurobasket 2007. L'assessore Paolucci replica e assicura un esame per verificare se ci sono state irregolarità nel pagamento delle somme versate dalla Regione. Al via il ripopolamento ittico dei fiumi della provincia dell'Aquila. A darne notizia il presidente della Commissione Agricoltura Lorenzo Berardinetti. Leandro Bracco interviene sulla candidatura a premier di Pietro Grasso. A 73 anni, un esempio per il paese. Crisi al comune di Teramo. Per D'Alessandro si apre una fase nuova che vedrà il Partito Democratico protagonista. Martedì 12 dicembre si riunisce il Consiglio regionale. Al centro della discussione l'esperimento SOX nel laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso e la gestione delle emergenze invernali. Inoltre sarà esaminato il documento di economia e finanza regionale.